Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi scartandoli. A grande richiesta porolare tornano i video sul collezionismo. E in questo appuntamento ricchissimo vi mostrerò gli acquisti dell'ultimo periodo. E utilizzerò questo spazio anche per darvi degli aggiornamenti su cosa sto giocando in questi giorni e cosa ne penso di alcuni dei titoli del momento. Prima di gettarci però negli unboxing, vi devo parlare dello sponsor di oggi, che è Otoji Retro Games. Questa è la collaborazione di cui vado più fiero in assoluto, perché sin da quando ho aperto il canale l'obiettivo principale è stato quello, sì, di trasmettere la mia passione per i videogiochi, il retro gaming e il collezionismo, ma anche quello di diventare un buon punto di riferimento in questo settore. E quindi mi fa super piacere parlarvi di questa realtà emergente che sono sicuro tornerà comoda e utile a tanti di voi. Otoji Retro Games è un sito specializzato in retro gaming dove potete trovare di tutto, dai pezzi super rari fino ai titoli più comuni a prezzi molto più abbordabili. Il catalogo è in continuo aggiornamento e presenta delle cose che faranno sbavare più di un collezionista. E poi il vero valore aggiunto sta nella passione che c'è dietro questo lavoro. Domenico, il proprietario di Otoji, è un collezionista di vecchia data che bazzica nell'ambiente da più di un decennio. La sua serietà è confermata dallo storico dei feedback su eBay e la sua passione si ritrova nella cura con cui gestisce ogni singolo passaggio, dalla selezione del catalogo del sito fino all'imballaggio di tutte le spedizioni. E visto che molto spesso mi chiedete dove acquistare retro gaming in sicurezza e comodità, sono riuscito anche a ottenere un codice sconto personalizzato. Potrete ottenere il 5% di sconto sul primo acquisto inserendo al checkout il codice Foro Michele oppure seguendo direttamente il link che vi lascio in descrizione. Sbrigatevi però perché avete tempo fino al 15 agosto. Il vero consiglio però è un altro: fate un salto sulle pagine social di Otoji, quella Facebook e Instagram, perché lì troverete gli affari migliori. Infatti su queste pagine, a cadenza abbastanza regolare, vengono pubblicate delle offerte assurde e chi commenta per primo si porta a casa degli acchiappi niente male. Ancora un grazie infinito a Domenico e a tutto lo staff di Otoji per aver supportato il canale e soprattutto per aver ingigantito la mia collezione con un pezzo del genere. E vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link per seguire Otoji Retro Games. Bene, io ho detto tutto. Iniziamo! Siamo qui per questo e quindi partiamo proprio da Super Mario 64. Purtroppo la mia collezione Nintendo 64 è proprio striminzita e sebbene nel corso degli anni, bene o male, abbia giocato a tutti i titoli più importanti del Nintendone, visto che da bambino avevo la PlayStation 1, non ho mai avuto una grande libreria di giochi originali per Nintendo 64. E grazie a Otoji sono riuscito a mettere in collezione una vera e propria pietra miliare, non solo della console, ma proprio della storia del videogioco. Dai, Super Mario 64 non c'è neanche bisogno che ve lo introduco, i vecchietti come me lo avranno giocato su Nintendo 64, i più giovani lo avranno conosciuto su DS, mentre i giovanissimi lo avranno scoperto con la 3D All Stars. Proprio per questo si tratta di un capitolo iconico, conosciuto da tutti. Magari però non tutti hanno avuto tra le mani la versione originale per Nintendo 64. Questa copia non è mint, ma è in perfette condizioni, almeno per i miei standard da collezionista. Sulla cover troneggia l'adesivo di cartone Jig che il distributore applicava su tutte le copie destinate al suolo italiano. A differenza però di quello che spesso accadeva con il Super Nintendo, qui abbiamo una copia pensata da principio per il pubblico italiano e spagnolo, come testimoniano le scritte sul retro, che come di consuetudine presentano degli strafalcioni clamorosi, tipo con il controller and il joystick analogico, o la frase senza punteggiatura, e perfino fare le più incredibili capriole all'interno e 360 gradi di movimento in un'eccezionale grafica 3D. Molto bello poi l'adesivo con il prezzo dell'epoca, 125.900 lire, decisamente non poco, e poi dici perché tutti sceglievano PlayStation e i suoi dischi masterizzabili. All'interno abbiamo cartuccia, portacartuccia e manuali di istruzioni multilingua, con italiano compreso. Ora, le condizioni, come vi dicevo, non sono impeccabili, ma considerando che si tratta di una confezione in cartone di un gioco pubblicato quasi 30 anni fa, per me va tutto più che bene. Poi adoro il manuale cicciottissimo, coloratissimo e pieno di render fenomenali che spiegano per filo e per segno il sistema di controllo di un gioco che definire rivoluzionario è riduttivo. Veramente un grazie di cuore a Otoji Retro Games per avermi permesso di mettere in collezione un pezzo così importante. Saltiamo di poro in frasca passando all'angolino Xbox. Ora qui le cose sono un po' assurde. Abbiamo innanzitutto
innanzitutto due giochi sealed pagati circa 20 centesimi l'uno e sono Football Manager 2006 per Xbox 360 e PES 2015 per Xbox One. Come li ho recuperati e soprattutto perché ce li ho in collezione? Beh, un giorno mia sorella mi ha chiamato dicendomi che si trovava in una sede di una catena che stava facendo lo svuotatutto prefallimento e nella sezione videogiochi, completamente razziata, erano rimasti praticamente solo questi titoli. Per 40 centesimi che fai? Li lasci lì? Molto più corposo invece l'acquisto del controller Xbox di Starfield. Purtroppo non sono in hype per questa attesissima produzione Bethesda e non arrabbiatevi, ma credo che non giocherò al Day One Starfield, più che altro perché penso che non troverò mai il tempo necessario da dedicargli. Quindi, seppur molto interessante, ho detto di no alla Limited Edition con lo smartwatch e ho ignorato senza troppi problemi l'headset, avendo già le cuffie di Sony. Ma porca miseria, questo controller sembrava tanta roba e non mi sono sbagliato affatto. C'è qualcosa a livello estetico che lo rende proprio bello. Non saprei come definirlo e guardate che molto spesso accessori e console in edizione limitata li trovo proprio pacchiani ed esteticamente trascurabili. Questo già dalla confezione fa intuire lo studio maniacale che c'è stato per dare una forte identità visiva a tutto il progetto e il controller per me è uno dei più convincenti che abbia mai visto. Che poi, per inciso, è la prima volta che metto le mani su un controller Xbox di ultima generazione e porca miseria, rispetto a quello Xbox One sono stati fatti dei passi in avanti significativi, sia in termini di ergonomia che di qualità dei materiali. E pensare che credevo fosse sostanzialmente identico al predecessore. Fortunatamente mi sbagliavo. Piccola incursione parlando di Sony ed esclusive PS5 con Final Fantasy XVI Deluxe Edition. L'unboxing di questa edizione ve l'ho già mostrato in uno shorts pubblicato al Day One e sapete già come la penso. Un prezzo folle per dei bonus sì carini ma che difficilmente riescono a giustificare un esborso di oltre 100 euro. Come ero rimasto deluso dalla Deluxe di Final Fantasy VII Remake, uguale rimango con l'amaro in bocca con questo nuovo capitolo, con la sostanziale differenza però che mentre il remake di Final Fantasy VII per me è stato uno dei GOTY 2019, il 16° episodio è una delle delusioni più cocenti dell'anno. Sto facendo fatica a portarlo avanti e quello che sto per dire è la prima volta che mi accade con un capitolo della serie principale, ma sto seriamente mettendo in dubbio di riuscire a completarlo. Purtroppo non solo il titolo non ha nulla di quello che cerco in un Final Fantasy, ma lo sto trovando anche decisamente moscetto sia nella sua impostazione action che nel modo in cui racconta la storia. A quanto pare la mia è una vera unpopular opinion, ma il mondo è bello perché è vario. Io però Final Fantasy XVI lo sto trovando proprio noioso. E comunque, la mappa in stoffa puzza di chimico, ma proprio tanto. E passiamo alla Switch con 5 acquisti differenti, anche se uno non è un gioco vero e proprio. Partiamo dalla schifezza delle schifezze, ovvero Everybody Want to Switch. Gioco in versione standard pallita, niente di speciale, acquistato più che altro per il meme. La storia dietro la pubblicazione di questo gioco è assurda e dopo la mancata inclusione all'interno del Direct mi aspettavo di ritrovarmi tra le mani uno dei peggiori giochi di sempre e invece... Cioè, chiariamoci, non è un bel gioco. Si tratta di una raccolta di minigame che perdono l'effetto novità in brevissimo tempo e che presenta un ritmo lentissimo e con zero modalità e pochissime possibilità di personalizzazione. Però mi aspettavo molto di peggio. Se solo Nintendo avesse curato un po' più tutto quello che c'è intorno ai minigiochi, secondo me ne sarebbe uscito un titolo quantomeno decente. Così com'è però rimane un gioco evitabilissimo, in attesa di WarioWare Movie. Di Pikmin 4 invece avete visto l'unboxing del press kit, anche se poi alla fine tutti gli extra presenti in questo omaggio di Nintendo erano tutti acquistabili singolarmente sul My Nintendo Store. Però insomma, a cavallo nato non si guarda in bocca, e anzi, si tratta di uno di quei doni che mi fanno emozionare ogni volta. A proposito, il gioco è favoloso, ho già sforato le 11 ore di gameplay e Pikmin 4 mi ha fatto mettere in pausa a cuor leggero Final Fantasy XVI. Questo è di sicuro l'episodio più completo della serie e per la prima volta ho l'impressione di giocare a un titolo che riesce a esprimere tutto il suo potenziale e non si esaurisce nell'idea di un concept affascinante con cui si sarebbe potuto fare molto molto di più. Aspettare 10 anni è stato straziante, ma alla fine ne è valsa la pena. Oddio, magari si poteva aspettare pure qualcosina di meno. Invece come unico acquisto poraccio dei Prime Days c'è la Ultimate Edition di...
Un gioco che ho apprezzato parecchio, ma che ho già giocato in digitale, quindi ho aspettato un prezzone prima di recuperarlo anche in edizione fisica. E fossero così tutte le Ultimate Edition, soprattutto fossero vendute tutte a 20 euro, sarebbe decisamente un mondo migliore. Abbiamo una confezione di cartone con all'interno due extra, oltre al gioco. I CD con la colonna sonora e un artbook di oltre 60 pagine che mi ha sorpreso in positivo nonostante il formato non sia proprio gigantesco. Buona la qualità della carta e anche delle stampe, bellissime. Gli artwork, un'edizione promossa a pieni voti. E visto che ormai ci avviciniamo passo dopo passo al centesimo titolo Switch in edizione fisica, ho ben pensato di recuperare Torna the Golden Country, uno dei giochi più rari per Switch, almeno nella sua versione pallita. Si tratta di un'espansione standalone del secondo Xeno e che arrivava con il codice di download del Season Pass del titolo principale, e questa copia ha il codice ancora da grattare, quindi la possiamo considerare completa di tutto. Tra una cosa e l'altra l'ho pagata circa una cinquantina di euro, che è più del suo prezzo originale, ma decisamente meno del prezzo medio che ha raggiunto adesso. E poi è finalmente liberatorio poter dire che su Switch ho tutti gli Xenoblade. Sono riuscito a chiudere il set. E concludiamo non con un gioco, ma con un libro. Infatti qualche settimana fa è arrivata la guida strategica ufficiale di Tears of the Kingdom, che si unisce alle altre due guide di Breath of the Wild. Non ve la posso far vedere nel dettaglio perché vorrei evitare spoiler, però vi posso dire che a livello qualitativo siamo in pari con i precedenti libri. Anzi, questa volta il volume si presenta anche in modo più elegante, grazie al pattern in rilievo sulla copertina esterna. Insomma, vogliamo alti, un po' proprio come nel gioco. Manca però la mappa pieghevole, che era uno dei bonus più interessanti di Breath of the Wild. Questa volta in cambio abbiamo un doppio segnalibro per non perdersi con gli incroci. E ne approfitto per dirvi che sì, la recensione di Tears of the Kingdom prima o poi uscirà, ma ci sto mettendo veramente tanto a raccogliere tutte le idee che mi sono fatto su questo gioco e anche tutto quello che vorrei dire al riguardo. In realtà ho terminato il gioco con oltre 100 ore di gameplay, ma non mi sono mai fermato e sto continuando a giocarlo collezionando sempre più tempo di gioco. E anche in questa fase di completismo a tempo perso, non credo di essermi mai annoiato, neanche per un secondo. Per me è la testimonianza che sì, Tears of the Kingdom è un gioco a cui si possono trovare tanti difetti, ma che per me è comunque perfetto. Non posso farci nulla, si tratta di un capolavoro. Quindi pazientate, prima o poi troverò il coraggio di affrontare in video quest'opera monumentale, ma fino ad allora... nerdate duro. E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere cosa ne pensate dei miei acquisti più recenti e soprattutto se anche voi avete fatto dei recuperoni negli ultimi periodi. Ancora un grazie gigantesco a Otoji Retro Games per aver supportato il canale e per aver espanso la mia collezione in un modo così bello. Mi raccomando, vi ricordo che in descrizione trovate tutti quanti i link per scoprire il catalogo di Otoji sia sul sito che sui social. E noi ci vediamo presto, quando uscirà il prossimo video, che arriverà quando arriverà. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, voi fate i bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Super Michele Mario 64, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!